adesso per conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Lavoro al bar Toniolo a Conscio, lavoro solo a pranzo. La sera mi dedico a fare catering o cene private a casa delle persone, insomma, che lo richiedono. La femminilità in cucina la porto portando me stessa, portando anche l'esempio di mia mamma. Quando sentivo i profumi, gli odori, che quando cucinava qualche sua ricetta particolare mi svegliavo sentendo questi profumi e la casa si riempiva di amore, di gioia, e lo stare a tavola era un piacere. E cerco di portare ogni volta questo, e portando qualche fantasia, qualche creatività in più rispetto a quella che può essere la ricetta originale. La figura della donna purtroppo in cucina è ancora un po' sottovalutata, nel senso che la cucina è un ambiente prevalentemente maschile e per una donna entrarvi è più difficoltoso. Basti pensare nelle grandi cucine dei grandi alberghi, magari di una brigata composta da 50 cuochi, sono veramente poche le donne. Io ero l'unica cuoca donna in una brigata di 50 cuochi e per me è stata durissima. Magari con un po' di pazienza e tanta determinazione sicuramente si potrà migliorare questo.